Ciao ragazzi, eccoci con ancora altri perché dal libro dei perché di Gianni Rodari. Perché crescono i capelli? I capelli sono piantati nella pelle, come le piante nella terra, ed hanno radici, i vasi sanguigni del bulbo, attraverso le quali si nutrono. Pensa che bello sarebbe se... Ma ascolta. Se invece dei capelli sulla testa ci spuntassero i fiori, sai che festa? Si potrebbe capire a prima vista chi ha un cuore buono, chi una mente trista. Il tale ha in capo un bel ciuffo di rose, segno che pensa solo dolci cose. L'altro è certo un signore d'umor nero, gli crescono le viole del pensiero. E quello con le ortiche spettinate? Deve avere le idee disordinate. Perché ogni paese ha la sua bandiera? In principio le bandiere erano solo segni per distinguere tra loro i vari eserciti e le formazioni di uno stesso esercito. Le bandiere nazionali sono in generale molto giovani, quella italiana è nata nel 1795. Le bandiere sono tutte belle e gli eserciti un giorno si potrà fare a meno e le guerre si faranno soltanto allo stadio col pallone. Per fare la guerra col pallone bastano 11 persone, bastano 11 nemici purché siano nostri amici. Avanzate e ritirate non si fanno a cannonate. I guerrieri, come vedi, sparano solo con i piedi e anche chi perde a guerra finita prende una paga da sibarita. Perché certi serpenti sono velenosi? Il veleno è la loro arma di difesa e di attacco. La loro vita è una lotta per mangiare e per non essere mangiati. Ed essi non hanno pungiglioni, non hanno artigli o zanne o proboscide o corna. L'uomo, tra gli altri animali, sembra disarmato, ma l'intelligenza e il lavoro delle sue mani lo rendono il più forte di tutti, il vero re della terra. Ridacchia una voce alle mie spalle. Forse che gli uomini non possono essere velenosi? Per esempio, amor di parenti, amor di serpenti. Cielo! Un vecchio proverbio. Era tanto che non se ne faceva vivo nessuno. Un proverbio velenoso come una vipera. Non lasciatevi mordere. Ciao!